Una buona serata e benvenuti a questa edizione speciale di questo TG6, tutto dedicato al post Pescara Olbia. D'altronde oggi era la prima per la formazione biancazzurra, la prima ufficiale di Gaetano Auteri sulla panchina del Pescara, la prima per il Pescara nella competizione nazionale di Lega Pro, ovviamente non la Team Cup, ma quella riservata alle squadre di terza serie. Vittoria 2-0 per i biancoazzurri, reti nella ripresa. Al 71esimo il vantaggio di Galano, al 77esimo il raddoppio di Tommaso Cancellotti. Primo tempo noioso, secondo tempo a senso unico con il dominio dei biancoazzurri, che portano a casa la qualificazione al turno successivo, e il prossimo 15 settembre saranno in campo contro la vincente della sfida tra Grosseto e Campobasso. Andiamo in collegamento, dove ci sono Andrea Costantini, che ritrovo, che abbiamo già avuto durante la finestra nel corso di Velo, e anche Paolo Renzetti. Buonasera ragazzi. Ciao, buonasera. Jacopo. Allora, cominciamo con il riassunto di quanto è successo. Peraltro possiamo anche vedere le immagini della gara che avete confezionato, e per questo vi ringraziamo. Mentre è seduto in conferenza stampa Max Canzi, il tecnico dell'Olbia, che ha terminato proprio in questo momento di parlare, poi lo sentiremo, ma ovviamente poi daremo priorità a Gaetano Auteri. Andrea, per un giudizio complessivo sulla partita, e anche Paolo su questo esordio dei biancazzurri allo stadio Adriatico Cornacchia. Andrea. Sì, nel primo tempo la squadra ha denotato, riferisco al Pescara, qualche impaccio nei primi minuti contro un Olbia che addirittura sembrava poter mettere in campo qualche buon fraseggio. Poi però la squadra di Canzi prima ha rinunciato a fraseggiare nella seconda parte del primo tempo. Puntava molto sui lanci lunghi di Giandonato per le due punte Ragazzu e King Yudo. Poi addirittura nel secondo tempo l'Olbia è praticamente scomparsa, anche se ha continuato a difendere praticamente con 8 giocatori di movimento dentro la propria area di rigore e tenendo staccatissimi in avanti Yudo e Ragazzu, cercando di buttare questi palloni in avanti. Il Pescara ci ha messo un po' a carburare. Però poi nel secondo tempo sostanzialmente non c'è stata partita. Troppo grande il divario, non solo tecnico ma probabilmente anche dal punto di vista della condizione atletica. Il Pescara si è dimostrato molto più avanti nella ripresa, ha schiacciato l'Olbia nella propria metà campo, è stato un monologo, tante palle gol, due reti fatte, tante sciupate, e quindi insomma il bilancio della serata è un bilancio positivo, anche se c'è comunque la sensazione che la squadra nell'organico vada migliorata, e c'è la sensazione sempre che questo Pescara debba ancora lavorare molto, perché oggi abbiamo visto un Pescara che per 8 undicesimi aveva giocatori nuovi rispetto alla scorsa stagione. Dei reduci c'erano Drudi, Nzita e Memushai nell'undici titolare, poi sono entrati nella ripresa Galano e successivamente Busellato. Sono state le sorprese, una sorpresa la loro convocazione nella lista ieri diramata da Auteri, una sorpresa il fatto che siano entrati in campo nel secondo tempo. Galano è entrato sullo 0-0 e ha timbrato il cartellino, ha segnato il primo gol di questa contesa. Poi sul 2-0 è entrato anche Busellato al posto di Memushai. Questa è stata una sorpresa che potremmo cercare anche di interpretare in chiave mercato, perché abbiamo ascoltato proprio con l'intervista di Paolo l'intervista del presidente Sebastiani a Castel di Sangro, parole molto dure nei confronti dei due calciatori. Ecco perché con grande sorpresa sono stati convocati e addirittura sono scesi in campo nel corso del secondo tempo. Chissà che entrambi non stiano entrando nell'ordine delle idee effettivamente di restare a Pescara. E allora vado proprio da Paolo, perché mentre tu, Andrea, ti vediamo ancora in tribuna stampa, Paolo invece ha seguito la conferenza stampa di Gaetano Auteri. Allora, prima di andarlo ad ascoltare, Paolo, volevo proprio chiederti in relazione a quello che diceva Andrea, gli ingressi di Busellato e di Galano, peraltro il secondo in gol, questi ingressi che vengono a qualche giorno di distanza rispetto alle parole proprio del presidente Sebastiani, che di fatto li aveva messi apertamente
diciamo un po' fuori ai margini del progetto tecnico biancazzurro per questa stagione. Io non so se Auteri poi ha avuto modo di parlarne durante la conferenza stampa. Sì, ne ha parlato Auteri, ne ha parlato proprio in maniera dettagliata nel corso della conferenza stampa che è terminata pochi minuti fa. Ha detto Auteri, non so intanto Jacopo se mi ascolti bene. Sì, sì, ti ascolto, ti ascolto. Perfetto. Bene. Perfetto, diceva Auteri e ha parlato proprio a precisa domanda di noi giornalisti del futuro di Galano e di Busellato. Ha detto Auteri, sono due giocatori del Pescara, probabilmente, ha detto l'allenatore biancazzurro, qualche giorno fa, qualche settimana fa avevano delle idee, pensavano ad un qualcosa di diverso. Negli ultimi giorni, ha detto Auteri, le cose mi sembra che stanno cambiando, i giocatori si stanno probabilmente convincendo che qualcosa potrebbe cambiare, e tra le righe mi è sembrato di capire, di scorgere dalle parole di Auteri il fatto che probabilmente si sta lavorando affinché Galano ma anche Busellato possano restare. Beh, a Pescara. Perdonami Paolo, domanda un po' impertinente, scusami l'interruzione. Ma c'è stata la sensazione che questi giocatori stiano entrando in un altro ordine di idee, stiamo rientrando all'interno del progetto tecnico, oppure la sensazione è che la difficoltà nel cederli stia di fatto spianando la strada a un vabbè, se proprio dovete stare qui, allora facciamo in modo che questi giocatori siano utili alla causa. Beh, direi Jacopo entrambe le cose, lo ha detto anche Auteri, che le cose probabilmente in questi ultimi giorni sono cambiate, in riferimento anche a delle trattative di mercato che sembrava potessero prendere una piega e che forse in queste ultime ore stanno prendendo una piega diversa. Credo ci sia la consapevolezza di Galano e Busellato di alla fine restare a Pescara non come ripiego ma anche per poter riscattare, anche questo ha detto nella conferenza stampa terminata pochi minuti fa Auteri, di poter riscattare la stagione scorsa, ha detto Auteri, giocatori, molti giocatori che sono oggi in organico c'erano l'anno scorso, sono retrocessi, e dunque c'è anche un desiderio, immagino, ha detto Auteri, di riscattare quanto visto l'anno scorso. Però l'allenatore del Pescara ha ribadito quello che stavamo dicendo prima, cioè che negli ultimi giorni, negli ultimi 2 o 3 giorni, lui ha parlato proprio di ultimi 2 o 3 giorni, l'atteggiamento forse di questi giocatori è cambiato, tant'è vero che il tecnico del Pescara ha convocato Galano e Busellato e poi li ha mandati in campo. Nella ripresa Galano ha addirittura segnato il gol del vantaggio. Questo evidentemente vuol dire che qualcosa potrebbe cambiare anche nelle prossime ore, e i due giocatori potrebbero anche essere ritirati, se mi consenti il termine, dal mercato. È chiaro che fino al 31 agosto potrà accadere di tutto, e se dovesse arrivare un'offerta allettante per i giocatori è un'offerta importante anche per la società, e poi è chiaro che i discorsi potrebbero ulteriormente cambiare. Però in questo momento Busellato e Galano sono un po' più nel progetto del Pescara rispetto a qualche giorno fa. Eh sì, facciamo così, andiamo ad ascoltare un estratto ampio della conferenza stampa di Gaetano Auteri per capire quali sono state le sensazioni dopo questa prima vittoria sulla panchina biancazzurra del neotecnico del Pescara. Questi due giocatori fanno parte del nostro contesto, per quello che mi riguarda. Personalmente sì, poi in questo periodo di lavoro hanno espresso altri desideri e poi forse nell'ultimo periodo si sono resi conto che questi desideri magari non sono facili e magari si potrebbe avere la voglia di rimettersi in discussione e di riprendersi loro assieme a tutti gli altri, di riprendersi un qualcosa che è stato perso, che ha perso la città e che ha perso la società e che insomma anche loro hanno perso. Per me sono due giocatori importanti, poi negli ultimi 2 o 3 giorni, siccome io non ho remore nei confronti di nessuno, a parte che ognuno viva con senso di appartenenza questo grande rispetto per la maglia, per la società e per la città calcistica che rappresentiamo. Allora, ho fatto un piccolo passo indietro, ma sono due giocatori importanti, di che parliamo? Però io regali non ne farò a nessuno mai, vado sempre sul merito.
Il merito significa esprimere rendimento ed esprimere partecipazione, motivazione, è importante in allenamento, e porsi degli obiettivi che non sono quelli personali, sono né i miei né quelli di qualcun altro, sono, devono essere quelli di tutti, quelli della squadra, quelli del gruppo, ed è questo l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Poi, questa è una grande piazza, è normale che si viene da 2 anni non felicissimi, è normale che ci sia pessimismo, è normale che noi non ci dobbiamo lamentare proprio di nulla, se qualcuno fischia, se qualcuno ha qualcosa da ridire, è normale, la delusione dei tifosi c'è, ma dobbiamo essere noi bravi, come? Con il nostro attaccamento, con il nostro giocare come si deve a calcio, con il nostro impegno, portarci dietro piano piano dalla nostra parte, che poi è la parte di tutti. La tifoseria, che è una tifoseria importante, di che parliamo? Quindi, cioè, mi è sembrato troppo ovvio. Cominciamo un percorso nuovo, abbiamo cominciato, finito, sì. Si resetta e si comincia e si continua. Domande? Paolo? Mister, anche alla luce della partita di questa sera, anche al di là del lavoro che è stato fatto fino ad oggi, considerando che il mercato chiude tra una decina di giorni, cosa manca ancora? Questa squadra che la società è sempre stata disponibile, secondo me abbiamo fatto anche un buon mercato, perché abbiamo ringiovanito, ci sono tanti ragazzi che fanno parte in pianta stabile di questo gruppo, e sono ragazzi anche che hanno qualità e che vengono anche dal settore giovanile, a cui faccio i complimenti, perché io sono arrivato qui, ho trovato un terreno fertile, da questo punto di vista vuol dire che il lavoro è stato fatto bene. E la società non si tirerà indietro, è inutile adesso andare a fare dei nomi, abbiamo necessità di riassortirci, abbiamo necessità di recuperare tutti, alcuni giocatori come Busellato e Galano, tanti momenti sono stati a parte, come Bosic e De Marchi, erano reduci da piccole problematiche, abbiamo Giambò fuori, è un altro giocatore che ha qualità importante, sono arrivati da poco giocatori altrettanto importanti come Ingrosso o come Lanes, che è arrivato un po' prima, però lo abbiamo gestito in questi 5-6 giorni, avremo bisogno di tutti e di sicuro la società non si tirerà indietro, faremo le opportune riunioni per trovare, il mercato si chiude a fine agosto, qualcosina dovremmo prendere, ma soprattutto tutti quanti dovremmo vivere il senso di appartenenza veramente a questa maglia, a cui dobbiamo portare un grandissimo rispetto. Un tuo pensiero sulla figura di Marco Pompei, la partita che ha fatto, come l'ha interpretata, come sa stare in campo, sia tecnicamente che proprio come partecipazione. Mi è sembrato una delle cose più positive, forse, di questa. Non mi piace dare tanto giudizi pubblici sui singoli, però per una volta lo faccio. Lui è un ragazzo, a parte di grande spessore morale, questo è fondamentale, di grandi qualità fisiche e tecniche, ha fatto bene ma può fare meglio, deve acquisire continuità, lui come ogni altro componente di questa rosa, quindi questa è una base di partenza, da questo dobbiamo partire per crescere, non per decrescere in quello che facciamo, ma è normale che cresceremo perché siamo appena all'inizio. Posto? Grazie. Abbiamo sentito la conferenza stampa di Gaetano Teri. Sta parlando Tommaso Cancellotti, l'autore di uno dei 2 gol del Delfino. Andiamo ad ascoltarlo in diretta. Oggi, insomma, sia molto positiva e sia su questa linea qua. Faccio l'ultima, visto che il campionato conosci bene questo campionato, che virgolette consiglio ti senti di dare per questo girone qui che hai vinto? Sì. Il girone B è un girone dove la qualità di tutte le squadre si equivale, e quindi sicuramente qua ci sono giocatori esperti, quindi consigli ne posso dare pochi, però sicuramente allenarsi nel migliore dei modi tutti i giorni e poi affrontare la partita con sicurezza, consci della nostra forza. Posto? Grazie. Grazie a voi.
Queste le parole, poche, ma siamo entrati, ovviamente abbiamo dato priorità al tecnico del Pescara Gaetano Auteri e poi ovviamente vi riproporremo Tommaso Cancellotti nel corso dell'edizione del nostro telegiornale, le parti più importanti. Si è seduto Marco Pompetti, uno che è tornato a Pescara, giovane centrocampista, l'ascoltiamo. Abbiamo notato che dopo il gol di Cristian Carano è stato l'unico ad andare a risultare sotto la curva. 90 minuti di grandissima qualità. Beh, sicuramente per essere stata la prima partita secondo me possiamo essere più che soddisfatti, perché comunque a parte il risultato che era importantissimo perché ci ha permesso di passare il turno di Coppa Italia, secondo me con il passare dei minuti, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto una grande prestazione. E per quanto riguarda il gol, per me sono sempre stato, diciamo, uno di loro, un tifoso, quindi ero il primo che era il più contento quando i giocatori venivano a esultare sotto la curva, andavano a esultare verso i tifosi, quindi so che cosa si prova. È stato un gesto istintivo, mi trovavo lì sotto, è stato un gesto istintivo che non ho neanche pensato due volte di farlo. Sì, comunque è stato molto bravo sia Cristian a mettere dentro la palla sul primo gol che Tommaso sul calcio d'angolo, però sono molto contento, sì, per i due assist. Hai preso coraggio nel corso dei minuti, poi hai detto una squadra di fortuna, quasi divertente. Ma sicuramente abbiamo giocato, come ho già detto, un calcio molto pulito, soprattutto nel secondo tempo, quindi come hai detto tu, sì, con il passare dei minuti sia io che tutta la squadra abbiamo acquisito più consapevolezza di quello che stavamo facendo, abbiamo trovato più geometrie e siamo riusciti a uscire meglio dalla pressione comunque dell'Olbia. Anch'io ho trovato, diciamo, più facilità nel giocare perché comunque ci siamo mossi meglio con il passare dei minuti e quindi siamo riusciti anche a fare i due gol. Ancora un po' rivolgere il filo dei ricordi della tua convocazione in Serie A a Napoli, quanto è stata passata, quanto hai considerato giocare qui alla Napoli? Ma sicuramente sul primo gol, appena ho stoppato la palla, comunque ho visto che ero così vicino alla porta, ho visto Cristian che era messo in posizione migliore, quindi per forza di cose siamo una squadra, dobbiamo ragionare di gruppo, non possiamo ragionare in maniera individuale perché sennò non andiamo da nessuna parte, quindi Cristian era messo meglio di me e fargli il passaggio è stato talmente facile che poi tutto è andato bene. Riguardo la prima convocazione, certo, il pensiero c'è sempre, comunque io sono legatissimo a questa società e il desiderio di tornare a giocare era grandissimo. Io speravo che prima o poi comunque arrivasse l'occasione per poter giocare all'Adriatico, per poter giocare di nuovo nel Pescara, anche perché non avevo mai giocato con la prima squadra e quest'anno è arrivata l'occasione, spero di ripagare al massimo la fiducia del presidente, del mister e del direttore. Ma sicuramente quando ho parlato con il mister e con il direttore, con la società, sapevo che appunto il suo modulo è quello del 3-4-3, quindi con due centrocampisti al posto di tre, quindi con un vertice basso. Nonostante questo, subito, diciamo, ho messo la testa a posto, ho cercato subito di concentrarmi perché sapevo che non era un ruolo che non avevo praticamente mai fatto, però secondo me quando, diciamo, un centrocampista soprattutto sa giocare a calcio e vuole appunto giocare a calcio deve saper giocare in tutte le posizioni del campo riguardo il centrocampo, adesso che sia tre, che sia due, secondo me cambia poco. Come vuole che giochiamo il mister a centrocampo mi può permettere a noi centrocampisti anche, diciamo, di spingerci più avanti rispetto che giocare a tre da vertice basso. Tu hai detto che sei stato sempre un tifoso del Pescara, ora sicuramente l'obiettivo è far bene, certamente non vogliamo alzare l'asticella, ma ecco, qualora tornassi con il Pescara in Serie B, cosa saresti disposto a fare? Ma adesso questa domanda è un po' difficile perché sinceramente non ci avevo mai pensato, non ci avevo ancora pensato, perché comunque certo il pensiero è quello di tornare in Serie B con il Pescara, ma
prima di stare a guardare l'ultima giornata dobbiamo ancora giocare la prima, quindi il campionato non è ancora lungo, è ancora iniziato, quindi c'è tantissima strada ancora da fare. Sicuramente l'obiettivo, anche come hai detto tu, è quello di fare un grandissimo campionato, non solo grandissimo ma di vincerlo, che c'è molta differenza tra fare un grande campionato e poi vincerlo. Riguardo il fioretto, non so, adesso non ti so dire, magari più là ti saprò dare una risposta. Secondo me no, perché alla fine tutti gli interpreti, tutti noi giocatori siamo tutti quanti fortissimi e tutti quanti adatti a questo modulo di gioco. Dobbiamo semplicemente conoscerci un pochino di più, adesso che sia De Marchi o che sia Dursi nel primo e nel secondo tempo, ma che sia un altro è la stessa cosa. Sappiamo che diciamo, le giocate che proviamo sono quelle predefinite, sappiamo appunto come dobbiamo muoverci. Adesso l'unica cosa è conoscerci un pochino meglio, ma questo sicuramente avverrà in modo naturale, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Posto? Grazie. Grazie. Due assist, gran partita per Marco Pompetti in conferenza stampa, ragazzo che è tornato proprio a vestire la maglia biancazzurra, e come avete sentito anche l'esultanza, seppur per un assist, è stata fatta sotto la curva nord. Di fatto un ragazzo che si è trasferito dalla curva poi in mezzo al campo. Andrea, insomma, abbiamo sentito tante cose, parto cronologicamente dall'ultimo, da Marco Pompetti. Insomma, ha detto: non ero abituato, non ho mai fatto un centrocampo a due, però insomma mi sono messo a disposizione, ed evidentemente si è messo a disposizione molto molto bene, perché la prima è andata alla grande. Beh, diciamo che in questo precampionato, nel vedere gli allenamenti a Palena e anche nel vedere le amichevoli, Pompetti è stato probabilmente il migliore per rendimento, per continuità. Chiaramente parliamo di calcio d'agosto, però sicuramente questo vuol dire che il ragazzo si sta applicando, il talento c'è e su questo non c'erano dubbi, è un giocatore che deve sbocciare. C'erano dubbi sul fatto che questo tipo di assetto di centrocampo potesse non esaltarne le caratteristiche. Lui è un metodista, un giocatore che gioca davanti alla difesa in un centrocampo a tre, qui gli viene chiesto di fare uno dei due mediani in un centrocampo più piatto, come lo vuole Auteri. Ci sta mettendo la sua tecnica, la sua personalità, deve strutturarsi ancora un po' di più da un punto di vista fisico, deve chiaramente maturare, però i presupposti ci sono. C'è la sensazione che questa possa essere la stagione in cui il giocatore sboccia. Dopo le precedenti esperienze a Pisa e a Cava dei Tirreni, l'ultimo anno a Cava non è stato semplice, in una squadra che è retrocessa facendo pochi punti. Ora, tornando nella sua città, nello stadio dove desiderava giocare con la prima squadra, l'ho appena detto, si sente molto motivato, ha a fianco dei giocatori che possono guidarlo, perché c'è Memusciai, c'è Busellato che potrebbe restare, lo abbiamo ascoltato, sono dei calciatori che possono guidarlo. Poi probabilmente il centrocampo sarà ulteriormente implementato, c'è questa trattativa che va avanti per Rizzo, ha avuto un leggero rallentamento, ma Rizzo resta un obiettivo, potrebbe arrivare, così come resta anche De Risi, un giocatore nei radar del Pescara. Però Pompetti è un calciatore su cui poter fare affidamento, perché sta dimostrando di applicarsi di fronte a questo modulo nuovo, e poi la classe insomma c'è, si è intravista nella sua carriera da giovane, nel corso di tutta la trafila nel Pescara, poi nel suo passaggio ad Inter, e quindi insomma potrebbe essere la stagione in cui esplode questo ragazzo arrivato in prestito dall'Inter. Peraltro prima abbiamo sentito Tommaso Cancellotti sul girone B. Cancellotti che torna a distanza di qualche mese in Abruzzo con altri colori, quelli biancazzurri del Pescara. Due stagioni fa, anzi l'inizio della stagione scorsa, l'ha fatta a Teramo, solo la prima partita prima di andare a Perugia. Peraltro è un girone, il B, che Tommaso Cancellotti ha appena vinto. Appena vinto con il Perugia, assolutamente sì. Anche se, ecco, Andrea, quello era un girone B con altra conformazione, era ancora il centro-nord-est, ora è veramente vero, centro. È vero,
È vero, però ci sono tante squadre che facevano parte dello scorso girone. Cancelotti, a proposito di duttilità, anche lui si sta un po' sacrificando, perché sì, lui è un quarto che spinge molto. In queste prime uscite ha fatto il terzo, ha fatto il braccetto di una difesa a tre, ha dovuto più marcare che spingere, però poi l'indole lo porta sovente ad accompagnare l'azione, come molti allenatori che fanno la difesa a tre pretendono anche dai braccetti. Lui, quando si tratta di attaccare, appunto ha l'indole, quindi viene naturale e accompagna spesso, però bisogna dire che si è molto ben disimpegnato anche in marcatura, anche nell'amichevole di Castel di Sangro. Comunque ha fatto la sua parte contro Insigne, oggi pure ha fatto molto bene, e quindi insomma ha condito questa buona prestazione con il gol del 2-0, e quindi sembra un acquisto azzeccato. Zappella sta facendo discretamente bene, però vorrei vedere, quando saranno pronti Giannis e Ingrosso, vorrei vedere Cancellotti in un ruolo che sembra proprio perfetto per lui, cioè il tutta fascia di destra con grande possibilità di spinta. Lì si vedrebbe probabilmente il miglior Cancellotti. Jacopo, insomma, lo conosciamo molto bene anche, sì, per la stagione teramana. Sì, sì, assolutamente. Peraltro, insomma, è abbastanza, non dico sorprendente, perché è un giocatore di grandissima esperienza, grandissima duttilità, però insomma vederlo fare il braccetto di destra non è proprio il ruolo che gli si addice, soprattutto. Però c'era bisogno di gestire Giannis, perché poi inizierà il campionato tra poco più di una settimana. A proposito, con questo campo, la nota dolente della serata, un campo che non si presentava molto bene, con tante chiazze marroni, però c'era necessità di preservarlo. Ingrosso è arrivato tardi ed è dunque indietro nella preparazione, e quindi per questo motivo Auteri ha confermato il trio di Castel di Sangro con Drudi, Frascatore e Cancellotti. Non so se sarà così anche con l'Ancona, lì potrebbe vedersi dal primo minuto anche l'argentino Giannis, che insomma sarà uno dei pilastri di questa stagione. Assolutamente sì. Ragazzi, io sto per andare ad ascoltare Max Canzi e poi torno da voi per le conclusioni di questa serata. Ovviamente vi do il tempo di sistemarvi e magari metter giù anche due righe per il servizio che poi confezioneremo per i nostri TG per il web. Ci ascoltiamo Max Canzi, il tecnico dell'Olbia. È stata, credo, fino a quando siamo riusciti a tenere botta, credo che sia stata una partita equilibrata. Abbiamo avuto un discreto numero d'occasioni nel primo tempo, forse a livello numerico ne abbiamo avuta qualcuna più noi, ma sono decisamente contento del primo tempo dei ragazzi. È chiaro che poi dopo le forze in campo, man mano che passavano i minuti, gli equilibri cambiavano, insomma sapevamo di incontrare una squadra forte sotto tutti gli aspetti, anche sotto quello numerico, quindi man mano che i miei diventavano un po' stanchi, noi in panchina avevamo tanti ragazzi, alla fine ho fatto giocare un 2005, avevo detto ai miei collaboratori di non guardare quelli dopo l'11 perché c'era un'altra squadra, credo che il Pescara avesse un'altra squadra dello stesso livello da mettere in campo, quindi direi che sono moderatamente soddisfatto, come si può essere soddisfatti dopo una sconfitta. Guardando il campionato? Ma guardando il campionato vale un po' lo stesso discorso, noi siamo una squadra, insomma, sulla carta siamo lontani da certe corazzate che ci saranno in questo campionato, e una sicuramente il Pescara. Detto questo, lavoriamo insieme da più di un anno, abbiamo cambiato poco, quindi abbiamo, credo, un buon vantaggio competitivo per poter tirare fuori tutto il potenziale possibile dai nostri giocatori. Domande? Posso così? Vai, il girone B, oltre al Pescara, secondo lei quali sono le squadre che si contenderanno la promozione? Beh, sicuramente le squadre più blasonate, poi magari qualche sorpresa viene sempre fuori, però mi viene da dire sicuramente il Modena, mi viene da dire la Reggiana e mi viene da dire il Siena, perché è una squadra che per
per tradizione, per piazza, io poi ho avuto la fortuna di lavorarci 3 anni a Siena, quindi è una piazza che conosco molto bene, per il livello del direttore sportivo e per gli acquisti che sta facendo, sicuramente è una squadra che dirà la sua, a mio avviso, è una squadra che dirà la sua fino alla fine. Sicuramente mi sento di mettere anche Pescara dentro, chiaramente, in questo bouquet di squadre di alto livello. Posto? Grazie. Grazie. Grazie mille. Queste le parole di Max Canzi. Torniamo all'esterno dello Stadio Adriatico. Adesso vi vedo in coppia, riuniti, peraltro con la stessa Miss, Paolo Lenzetti e Andrea Costantini. Ciao ragazzi, ciao Paolo, di nuovo ben trovato. Al tuo fianco c'è Andrea. Eccoci. Sì. Allora, abbiamo sentito, interessante la griglia che ha fatto Max Canzi su quelle che sono le favorite. Chiaramente il Pescara, che sta costruendo un grande organico, ha messo il Modena, ha messo la Reggiana, ha messo anche il Siena, che insomma probabilmente, non so se è una dimenticanza, ma non ha inserito l'Entella, per esempio, che è un'altra neoretrocessa come il Pescara al campionato di Serie B, che ha un grande organico. Ecco, possiamo dire che queste potrebbero essere le favorite di questo girone B, di cui fa parte anche l'Olbia, peraltro. Beh sì, diciamo che carte alla mano, organici alla mano, Jacopo, in questo momento sono queste le squadre favorite. Io direi che il Siena è un'altra squadra che potrebbe disputare un grande campionato, anche alla luce dell'ultimo arrivo in casa toscana, quello di Paloschi, giocatore che ha giocato centinaia di partite tra Serie A e Serie B e che dunque va a rinforzare sicuramente in maniera notevole la batteria di attaccanti della squadra toscana. Dunque queste qua sono al momento le squadre favorite. Poi, come sempre nel campionato di Serie C, c'è la classica sorpresa, ci possono essere anche più sorprese, però organici alla mano, diciamo che queste 4 squadre sembrano avere qualcosa in più delle altre. Parlando della partita di questa sera, che è chiaro che fa testo fino ad un certo punto, perché l'Olbia è indietro nella preparazione e anche un po' a livello fisico ha accusato la stanchezza molto più dei giocatori del Pescara. Devo dire che nella ripresa si è vista una differenza piuttosto marcata tra Pescara ed Olbia, sono due squadre dello stesso campionato ma probabilmente con obiettivi diversi, ma la vittoria di questa sera non deve illudere, perché questo è calcio d'agosto. È vero che ad agosto si giocherà anche la prima giornata di campionato con l'Ancona, però la Coppa Italia è una cosa, il campionato è un'altra cosa, e poi quando ci sarà la partita con l'Ancona mancheranno poche ore anche alla conclusione del mercato, quindi come diceva anche Auteri in conferenza stampa, la società ha fatto e è pronta a fare anche qualcos'altro. Certo che se dovessero restare Galano e Busellato, dovessero restare con convinzione a Pescara, questi potrebbero essere due colpi di mercato tra virgolette per il Pescara. Assolutamente sì. Ragazzi, io sto quasi per salutarvi, insomma, questa lunghissima serata, sono le 23:33. Un'ultima battuta con Andrea, che Paolo è al tuo fianco, sì. A cui poi ovviamente gira, perché ovviamente non ci sente, gira la mia domanda. Certo. Ecco, a 9 giorni di fatto, certo, dall'esordio in campionato contro l'Ancona Matelica, se questo Pescara ha già il ritmo per partire subito forte, oppure se come tutte le big ha fatto una preparazione per diluire lo sforzo durante il campionato per quello che si è visto questa sera. Andrea, chiede Jacopo da studio, prima di salutarci, se Pescara può partire già forte e già dalla partita con l'Ancona, oppure è stata fatta una preparazione, è stato preparato un campionato per partire in maniera graduale, ovviamente cercando di fare risultato sin dalle prime giornate, ma secondo te quale può essere tra queste due la verità? Se il Pescara sarà ben assestato, io penso possa partire forte, e penso che possa accadere questo perché il Pescara è partito presto
ha fatto un ritiro che è iniziato praticamente dalla seconda metà di luglio, quei 12 giorni a Palena, poi la squadra è rientrata a fine mese, a fine luglio al Poggio, però il Pescara arriverà avendo fatto oltre 40 giorni di preparazione, non tutte le squadre di Serie C sono partite così presto, quindi io penso che alla fine di questo periodo di preparazione il Pescara sia pronto, certo non al 100%, ma sia pronto. Oggi l'abbiamo visto, il Pescara ha vinto perché era nettamente più forte, ma anche perché nel secondo tempo fisicamente ha sovrastato l'avversario, aveva una condizione migliore. Quindi io ritengo che se il Pescara avrà una certa disciplina tattica, è una squadra che è stata rinnovata, Auteri ha dei principi di gioco diversi da quelli applicati negli ultimi anni, quindi io vedo lì il nodo principale per il Pescara, ho meno dubbi sul fatto che la squadra fisicamente sia pronta, secondo me sarà molto pronta e spero che il Pescara possa fare una partenza importante, perché ripeto, c'è da cancellare l'onta della retrocessione, vincere il campionato non sarà affatto semplice, però per riportare anche i tifosi allo stadio, per ricreare entusiasmo, sarebbe importante partire bene e poi nel tempo crescere e cercare di giocarsela con le principali concorrenti di questo campionato, in primis il Modena, chiaramente anche Entella Reggiana e questi outsider, ad esempio il Siena. Grazie ragazzi, io sto... Eccoci qui Jacopo, grazie, grazie a voi, grazie a te. Grazie, grazie Paolo, grazie, grazie ad Andrea, grazie ovviamente per la parte tecnica a Gaetano Tereo, che è quasi un quasi omonimo del certo. Neotecnico del Pescara, praticamente quest'anno c'è il rischio di fare qualche di impappinarci un po' con il nome, ecco, però grazie esatto. anche a lui, è vero grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie, linea a te Jacopo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Andrea Costantini, grazie a voi che ci avete seguito in questa edizione speciale dedicata al post gara di Pescara Olbia, terminata 2-0. Ovviamente nelle edizioni della notte del nostro telegiornale il servizio e le voci dallo stadio Adriatico. Adesso è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona notte.